Si accelera in Lombardia con le vaccinazioni alle forze dell'ordine, da oggi a polizia, carabinieri, fiamme gialle, vigili del fuoco, agenti penitenziari e militari di strade sicure si aggiungono le forze di polizia locale. Nel solo centro vaccini allestito alla Fiera di Milano si eseguono 1200 iniezioni al giorno con AstraZeneca, 120.000 in 10 giorni a cui seguirà il richiamo. Un impegno che il capo della polizia Franco Gabrielli ha voluto vedere di persona. L'importante è vaccinarsi, peraltro io stesso fra due giorni mi vaccinerò, quindi a dimostrazione, e mi vaccinerò con lo stesso vaccino con cui si stanno vaccinando tutti i miei colleghi. Oltre l'80% degli agenti di polizia ha aderito alla campagna, che in Italia è su base volontaria, nessuna sanzione per chi non volesse vaccinarsi, ma la speranza è di avere numeri ancora più alti. Se in una pattuglia dove ci sono due persone, uno vaccinato e uno non vaccinato, quello che ha da perdere è quello non vaccinato, non quello vaccinato. Un'opinione condivisa da agenti e militari. Questa è una tutela prima per noi e poi anche e soprattutto per il cittadino, per il prossimo. Intanto prosegue anche in Lombardia la campagna di copertura degli ultra ottantenni, ma con la preoccupazione che i rallentamenti di forniture di vaccini possano far ritardare le chiamate.